Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Marvel Snap. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate hashtag Marvel Snap con sotto commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con questa nuova puntata. Puntata molto interessante perché andiamo a provare il deck di un altro interessante youtuber che si chiama Uglandia, che è un grandissimo youtuber internazionale che porta Marvel Snap. E ieri, nella giornata di ieri appunto, ha pubblicato questo deck che volevo andare a provare, perché dice lui che quel deck l'ha portato a livello budget, quindi un deck abbastanza facile da fare con carte che si trovano abbastanza facilmente, a infinito. Ok, io comunque sono a 63, sto piano piano salendo con il mio deck personale e voglio testare questo deck. Non sono capace, non lo conosco in modo perfetto. Si chiama Budget Destruction, che sarebbe interruzione. Ok, allora è composto in questa maniera: Ud meno 2, che può appunto evocare poi dopo in mano un demone 1-6 che possiamo utilizzare nel turno seguente. Nova più una forza a tutte le carte quando viene distrutta. La nostra Angel che fa potenziamento. Carnage che serve per Hood e Nova, e anche per uno dei doppioni di Mysterio, se vogliamo mettercelo, perché c'è anche Mysterio che fa i doppioni. Poi c'è Storm per controllare zona, ok, con inondazioni. Killmonger per distruggere. Shang-Chi per distruggere. È un mazzo counter, ragazzi. Enchantress per levare gli effetti. Jessica Jones per bloccare zona di Storm. Poi abbiamo Vision e Magneto, ok? Vision per controllare zona e spostarsi, e il nostro Magneto giustamente per spostare la squadra avversaria dove decidiamo noi. Giustamente ripeto, questo è una versione budget, quindi molto bassa, con carte si possono trovare quasi a livello medio-basso, perché Vision, Jessica Jones e Magneto si trovano bassi, Shang-Chi, Killmonger e simili sì. L'unica forza un pochino più alta è Mysterio, da trovare qua in mezzo. Ma andiamo a provarlo insieme, vediamo se effettivamente riesco a giocarlo io. Allora andiamo a farci una partita, andiamo a provare questo deck, vediamo un po' se gira. Giustamente ricordo, io metto solo le partite dove la combo parte, perché se non parte è tutto inutile. Andiamo con The Hood immediatamente. Ok, molto cattivi. Va bene, ci siamo creati un demon. Ci ha levato Nova, peccato, veramente un gran peccato. Vediamo un po' se magari arriva un bel Carnage. Adesso lo mettiamo a fianco a The Hood. No, questa è una brutta cosa. No, neanche tanto per noi, sinceramente. Ha girato benino. Abbiamo il Carnage, possiamo levarci The Hood. Io potrei fare pure lo scherzone da un'altra parte, visto che Carnage ce lo teniamo come main, e andare di Storm, che ne so, tutta a destra. Il mazzo è vuoto, quindi Cable non può prendere niente. A noi non ci interessa prendere nulla, sinceramente. Ok, il problema sarebbe di qua: chi possiede meno forze in questo campo vince. Allora io faccio un bello scherzetto, metto Storm, così lo modifico. Il bar senza nome. Il nostro avversario non ha giocato nulla addirittura. Ok, questo comunque è un bel limite. Il pesca 3 e leva i mazzi. E vado a destra con Jessica Jones. Perfetto. Per ora abbiamo tutti i counter in mano. Abbiamo Killmonger, abbiamo Shang-Chi, abbiamo Enchantress. L'avversario usa Enchantress, che va a levare nessun effetto. Quindi abbiamo preso il nostro vantaggio. E a sto punto io potrei anche azzardare, quinto turno, un bel Killmonger Demon. Ok. E in base a quello che giocherà il nostro avversario, poi avremo la vittoria o la sconfitta in mano. Yondu glielo levamo. Il Demon ce l'abbiamo. Abbiamo creato una zona 13. Quindi lui sta cercando di impedirci di mettere roba a sinistra. Se lui non mette niente a sinistra abbiamo vinto, quindi potrei anche rischiare con lo Shang-Chi centrale, perché solo quello, e lui se ne va perché lo sa. Lo sa. Avremmo vinto. Allora ragazzi, facciamoci una seconda partita e vediamo di portarcela a casa. Vormir, Hood. Preghiamo Hood su Vormir, così ce leviamo subito almeno due. Sbam. E attiviamo Vormir, quindi noi ci possiamo giocare. Il nostro avversario no. E noi andiamo a fare un bello scherzetto. Vai così. Ok, Gus centrale. Quindi è un deck piccolini. Piccolini ipoteticamente sarà un cerebro. Se è un cerebro potrebbe essere a nostro vantaggio, sinceramente.
Tutto sta a vedere poi dopo cosa si combina. Ok, io metterei Nova e Roccia Centro. Olè. Cosmo, addirittura Cosmo, quindi ha diversi controlli. Io spero non sia un deck leader. Va bene. Abbiamo un Killmonger, ci rovinerebbe anche Demon. Quindi per il momento opterei per non pompare troppo. Quindi Jessica a sinistra. Dipende il nostro avversario cosa va a giocare. È sempre quello il problema. Ok. Usa la roccia. Così disattiva Vormir. Giustamente. Abbiamo Forge. Abbiamo Gus che è effetto continuo. Sarebbe carino levaglielo. E abbiamo effetto continuo Cosmo. Che però leva le abilità alla scoperta. Ok, quindi io posso fare adesso un bel Carnage direttamente al centro per potenziare ed attivare Nova. Ok. Ah, c'è la sera. Porca miseria. Oh, porca misera. Ok. 21 a sinistra. Ah, cavolo. No, questa cosa non è andata bene. Shang-Chi sprecato così. Si sente. Ok, posso azzardare. Che posso azzardare? Uno storm centrale per fargli mettere panico? Potremmo pure azzardare storm centrale per fargli mettere panico. Ok, sta giocando parecchia roba. Giustamente ha messo giù sera. Vediamo un po' cosa combina. Il Maximus. Killmonger ci starebbe benissimo per eliminare il Maximus. Ah, cavolo. Abbiamo vinto. Era finita. Madonna. Mi ero perso un turno. L'abbiamo fatta. 14-9. Altra partita per noi. Vediamo che riusciamo a combinare. Ok. Vormir. La prima carta viene giocata qui. Verrà distrutta. Ci potremmo buttare un bello Storm dopo. Vediamo un po' se il nostro avversario ci spreca sopra roba. Invece noi no. Potrebbe essere un'ottima occasione. Io ho visto in molte persone, delle volte, quando hanno il Carnage iniziale, lo utilizzano lo stesso a due, perché sennò a lungo andare diventa spreco, ok? Quindi dipende pure come gira la mano. In questo caso penso che lo dovrò utilizzare come un 2 normale, perché non penso arrivi roba buona. Intanto al centro non ci vado manco se me paghi. E possiamo fare un bello scherzo, quindi Carnage. Perfetto. Il nostro avversario va di armor su Vormir. Quindi se là ci uso Enchantress mi rovino. E là non posso distruggere carte. Però posso fargli pure lo scherzo. Perché siamo al terzo turno. Quando giochi una carta qui aggiungi una in un altro campo. Me la voglio rischiappesissima, raga. No. Così no. Aspetta, aspetta, aspetta. Facciamo una cosa fatta bene. Storm. A sinistra. Su Vormir. Ok. Mr. Fantastic raddoppiato si sentirà. Sì. Ok. Adesso il nostro scopo è quello di bloccargli quella zona il più possibile. E potremmo andare a fare un Enchantress per levargli il potenziamento di Mr. Fantastic. Oppure Jessica Jones per potenziarci e marcare zona secca. Jessica Jones. C'è un Wong. Wong effetto continuo. Enchantress. Ok, inizia lui. Quindi al prossimo turno iniziamo noi. Spero di fare doppio Enchantress. Gli blocco doppio Wong. Ipoteticamente. Spero che vada a finire su Jotunheim. Il nostro problema grosso adesso è pure The Hood. Che se lo giochiamo lì ci darà problemi in seguito. Potremmo andare a giocare Nova. Qua. Ok, vediamo un po' che succede. Allora, usa Mojo. Io uso Enchantress. Gli leva Wong. Gli leva Mr. Fantastic da un lato. Benissimo. Gli leva pure Mojo. Ah, è andata nella parte sbagliata, cavolo. Però. Ipoteticamente siamo messi bene. Allora, io posso provare adesso a fare una cosa rischiosa. Perché io non so al centro cosa vuole giocare. Però so cosa vuole giocare a destra. Se vuole giocare qualcosa di grosso, glielo dobbiamo bloccare. E non so neanche cosa.
Io spero che non sia quello che potenzia gli altri. Allora, possiamo vedere se ci capita la fortuna che Wong viene spostato a destra. È un rischio grosso. Ci provo. Parto io, Wong sposta. Abbiamo vinto, abbiamo bloccato il Wong. Ale, niente combo di Wong. E l'abbiamo spostato due volte, poverino. Ok, 26-20, abbiamo vinto noi. Non può fare niente. Niente Spectrum raddoppiato. Abbiamo bloccato un Wong. Altra partita per noi. Vediamo un po' cosa succede. Aggiungi scoiattoli in ogni campo e va bene. A noi non è un male, sinceramente. Direi di partire con Nova diretto. Anche perché tanto gli scoiattoli noi ce li rompiamo. Infatti qua io farò, penso, il Carnage immediatamente. Anche se questa cosa mi tenta. Invece di fare Killmonger, potrei andare di Mysterio e potenziare ulteriormente Carnage. No, vado di Carnage. Perché non gli devo levare gli scoiattoli. Anche perché non so che deck ha il nostro avversario. Se non è un piccoletti, gli scoiattoli gli danno fastidio. Ok. Va bene. Carnage è un 7. Ok, potrebbe essere un piccoletti. Quindi opterei per rompermeli. Però c'è anche un The Hood da gestire. Quindi io potrei fare anche 2 e The Hood. Ok. E Killmonger lo facciamo dopo. Così ci leviamo The Hood. E almeno una zona l'abbiamo concentrata. Infatti il nostro avversario c'ha Brood. Quindi è un deck piccoletti. Conviene fare Killmonger assolutamente. Anche perché lui non se li leverà mai i piccoletti. Quindi Killmonger Demon, levo Hood. Ok, quindi Shang-Chi contro il nostro avversario non serve a niente. Però gli leviamo tutti gli Squirrel. Mamma mia, pulizia col Killmonger. Ale. Per ora siamo in vantaggio al centro. Cioè al centro, a sinistra e svantaggio a destra. Ok, penultimo turno. Quindi io posso scegliere che cosa inventarmi. Metto Jessica Jones centro. Ok, il nostro avversario va di Patriot. Quindi la zona centrale la vuole lui. Penso che penserà che vado a potenziare centro. Il problema è che lui non può cambiare tante cose. Potrebbe mettere un'altra robina. Le carte... Che è successo? Cosa è successo? Perché mi si sono girate le carte? Ah, perché era Minscape. Abbiamo scambiato il deck. Quindi lui Mystican ce l'ha più. Mazza quante carte c'aveva a mano. Ok, devo gestire la situazione. Wong raddoppia un qualcosa. Bishop si potenzia, ma non penso che... Non è un'abilità alla scoperta. Non è un'abilità alla scoperta. Quindi il Wong c'è inutile. È un problema. Devo decidere cosa inventarmi. Il centro non lo posso potenziare. Perché poi si è potenziato con Jessica Jones. Quindi devo andare tutta a destra. Però io non mi ricordo che c'avevo in mano. Allora, devo per forza di cose fare sto gioco. E siamo in svantaggio atroce. E siamo a meno. Mi sa che forse la potremmo perdere questa cosa. E invece no. Perché... No, sì, Jessica Jones poi non si potenzia. Il problema è che il nostro Mysterio originale è a sinistra. Penso sia persa. Penso sia persa. Eh sì, la cosa. Che è un 8. Nulla di fatto. Forse sì. Ma forse abbiamo anche vinto. Vediamo un po'. Abbiamo vinto, mi sa. 17-11-2. Vittoria. L'abbiamo portata a casa uguale. Allora ragazzi, questa era la primissima volta che utilizzavo questo deck, quindi non mi sono allenato, non l'ho provato e questi sono i risultati. È il deck preso, ripeto, da un altro youtuber internazionale molto importante che ieri aveva annunciato che l'aveva portato a infinito. È un mazzo interruzione disruption, budget, quindi lo potete fare molto facilmente se siete anche giocatori medio nuovi, insomma.
Perché tutte le carte che stanno qui all'interno si trovano facilmente, a parte forse Mysterio che può essere anche sostituito con altro. Ok ragazzi, arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se no, lasciate l'hashtag MarvelSnap con sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.